come sei carino! Per caso hai visto Johnny? Chissà dove è andato. Giada! No! Giada, eccomi! Scusami, ma... Dove eri andato? Ma Giada, ma come ti sei travestita? Cosa sei? Un albero? Non sono un albero! E allora sei una pianta! No, piantala tu! Io sono madre natura oggi! Hai visto che bello? Perché sei madre natura? Cosa c'entra? Non lo so. Ma come cosa c'entra? Perché è arrivata la primavera. È vero. Ci sono i fiori che sbocciano, fa più caldo, si possono mettere le maniche corte. E si mangia tanto gelato, sì, tanto si mangiano i ghiaccioli e si mangia la pizza col gelato, il gelato con la pizza. La pizza col gelato? Sì, la pizza col gelato. Ma certo che ha dei gusti un pochino strani. Ma comunque la primavera rende la natura ancora più bella e ci sono nel mondo 5 posti che diventano bellissimi grazie a lei. Dai! Vuoi sapere quali sono? Ora te li dico. I miei posti preferiti sono la Grande Barriera Corallina in Australia, più di 2000 km di spettacolo multicolore subacqueo, grazie a coralli lucenti e tantissime varietà di pesci tropicali di ogni colore e dimensione. La Porta dell'Inferno in Turkmenistan. Qui potrai trovare un cratere davvero mozzafiato, causato da un incidente. Da allora il cratere brucia, creando un luogo davvero suggestivo. Lago Retba, in Senegal. In Africa occidentale esiste un lago davvero particolare, il Lago Retba. Infatti, grazie alla presenza di particolari alghe e batteri, assume un colore rosa, un fenomeno davvero unico. Le montagne Zhangye Dangxia, in Cina. È difficile credere che esistano davvero, eppure è proprio così. Queste montagne, grazie ai loro incredibili colori, sembrano provenire da un mondo fantastico. L'aurora boreale, in Islanda. L'aurora boreale si verifica quando il vento solare, un flusso di particelle cariche provenienti dal Sole, è attirato dal campo magnetico della Terra verso il polo nord. Wow Giada, ma l'aurora boreale è davvero simile all'energia Mecha! Eh sì, è proprio simile! E dato che oggi ho la natura dalla mia parte, sì, ho deciso di sfidarti! Ma perché Giada, stavi andando così bene, perché vuoi perdere? Oh, mi sento super carico per questa sfida. Allora, ferma. Sceglierò, ferma. No, sì, no. Scelgo quella bustina. No, Johnny, no, oggi la natura è dalla mia parte, quindi sono io a scegliere la bustina e anche la tua. Vuoi avere bustina. Anche il mondo dalla tua parte, che tanto perdi. No, 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 oggi te la scelgo io. Allora, la bustina perdente. Non capisco io. È questa qua. Tieni e perdi, buona. E non è vero, perché la trasformerò in quella vincente. Non ci riuscirai? Vai, sei pronto? Io prendo questa. Giada, che io non capisco come mai tu vuoi sempre perdere, anche non è bello. No, non è vero, oggi vedrai che vincerò io. Sei pronto? Yeah. Vai. E che me, sinceramente, dopo un po' mi dispiace anche. Dimmi che hai trovato. Allora, io ho trovato Ultra Lord Tritium. Ah, bello questo. Io lui ho trovato, invece... aspetta, io ho trovato Ultra Diacos. Wow, che bello! Bellissimo, eh? Allora dimmi un po', sotto al aspetta, piede. Sulla card. Ah, sulla card iniziamo. Sulla card. Ok. Ho il numero 6. Io ho il numero 9. 9, lo vedi? 9. Non è vero, gira, non vedi che sei? No, è un 9, caro mio. Ok. È sotto al piede. Che numero hai sotto al piede? Tu? No, inizia tu. Ho il numero 1. Io invece ho il numero 2, quindi ho vinto io! Fa vedere che è il numero 2. Vedi, vedi che c'è, vedi? Ho vinto io, vedi che la natura è stata dalla mia parte. Ma hai avuto solo fortuna, ecco. No, non è vero, non è vero, la natura che è stata dalla mia parte finalmente ho vinto. Vabbè, per una volta che vinci, per una volta che vinci. Allora, visto che hai vinto tu, io sai, adesso ti sfido. A cosa mi sfidi? Con questo. Con l'arma di Lord Carrion. Guarda che io sono preparata. Oh, l'arma va bene, di Lord sei pronta? Vai. È arrivato il momento della parete Mecha. Eh sì, mostreremo la foto che ci è arrivata, in questo caso di Matteo. Vediamo un po'. Mamma mia, quanti gormiti che ha! Ne davvero tantissimi, nella sua stanza di giochi è davvero pieno.
e anche la rivista, anche la rivista dei Gormiti. Allora, facciamo così, Giada, io appendo la foto e io intanto leggo la dedica che ci ha scritto. Ciao Gianni e Giada, sono Matteo, grande fan dei Gormiti e delle loro avventure. Ogni giorno aspetto papà che mi porta qualche gormita per poter giocare e inventare epiche battaglie. Quanta tenerezza. Anche a scuola con i miei amici giochiamo ai Gormiti e parliamo del Gormiti Show. Siete bravissimi e mi piacciono tanto i vostri video. Ciao da Matteo, grazie mille. Grazie Matteo, grazie mille. Dato che inventi delle storie con tuo papà, mandacele così noi le facciamo vedere. A gormitishow.gormiti.com. Mi raccomando, mandaci le storie. Gianni, siamo arrivati alla fine della puntata. Siamo proprio arrivati alla fine dell'episodio. Cosa devono fare i nostri amici? Continuano a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale YouTube. Iscrivetevi e iscrivetevi. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao.